Buonasera e benvenuti a Pavia Italia. Si farà il processo per Punta Est, uno dei casi più eclatanti di urbanistica degli ultimi anni a Pavia. È notizia di oggi che c'è il rinvio a giudizio per, fra gli altri, Ettore Filippi, Angelo Bugatti, dirigente del comune di Pavia Moro e l'imprenditore Manna. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Sono stati rinviati a giudizio gli imputati per lo scandalo di Punta Est, gli appartamenti universitari di via Baldo degli Ubaldi, venduti invece su libero mercato. Si tratta dell'ex vice sindaco Ettore Filippi, accusato di corruzione, insieme con il docente universitario Angelo Bugatti, che si era occupato della convenzione, e l'imprenditore Ciro Manna, che deve rispondere delle crociniere fatte disegnare sul portone dell'avvocato Maurici con fini intimidatori. A processo andranno anche il funzionario comunale Angelo Moro, che deve rispondere delle accuse di abuso d'ufficio e di truffa e che si era occupato dei permessi del cantiere in via Baldo degli Ubaldi, e l'avvocato Elisabetta Masnata, accusata di truffa in concorso con lo stesso Moro per aver seguito l'iter del cantiere. Era stato infine ammesso al rito abbreviato l'architetto Marco Bianchi, direttore dei lavori del cantiere di Punta Est, accusato di abuso edilizio e di truffa. Una 38enne di Montebello della Battaglia nel 2010 aveva perso l'uso di un occhio per aver utilizzato un liquido per le lenti a contatto che conteneva un pericoloso batterio. Per questo il legale rappresentante dell'azienda farmaceutica, azienda che è della Gran Bretagna, era finito a processo. Oggi il Tribunale di Pavia lo ha assolto. Non è stato provato che la presenza del batterio fosse da imputare a una falla nel sistema produttivo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Vi ricorderete probabilmente la lunga vicenda della badante di Rocca Susella diventata stalker che importunava i vicini di casa. Ebbene, oggi è stata condannata a 3 anni di carcere. Al termine di un processo che sembrava infinito per l'incessante valzer di avvocati difensori, la badante stalker è stata condannata a 3 anni e 6 mesi di carcere. Silvia Poliak, 41 anni, al momento agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico presso una connazionale a Vigevano, secondo i giudici è colpevole di una persecuzione durata 3 anni ai danni di una coppia che viveva a pochi passi dalla casa in cui lei faceva la badante di un anziano nei pressi di Rocca Susella. Dal maggio 2012 gli sposini perseguitati, assistiti dall'avvocato Emanuela Martinotti di Voghera, avevano sporto oltre 30 denunce ai carabinieri. In queste occasioni la donna li avrebbe a più riprese insultati, aggrediti a bastonate, arrivando persino ad inscenare spogliarelli dalla finestra di casa. Durante un sopralluogo aveva persino aggredito 2 carabinieri, facendoli finire all'ospedale. Oltre alla condanna a 3 anni e mezzo, la donna dovrà anche pagare una provvisionale di 20.000 euro alle vittime. I carabinieri della compagnia di Stradella si sono recati a Corsico, nel Milanese, per arrestare 2 persone accusate di spacciare droga nei campi della Bassa Pavese, fra Genzone, Corteolona, Vistarino e Filighiera. Si tratta di 2 marocchini di 25 anni che, secondo le indagini, portavano avanti questa attività da circa 6 mesi. I clienti arrivavano anche dalle province di Lodi, Piacenza e Cremona. Nell'ambito della medesima operazione, i carabinieri avevano già arrestato lo scorso mese di aprile un loro complice che era stato colto sul fatto da militari. L'Assemblea per il diritto alla casa ha organizzato questa mattina un picchetto per tentare di impedire uno sfratto a Belgioioso. Già negli scorsi mesi la rete antisfratto aveva dato vita a un'azione che aveva avuto come conseguenza il rinvio del provvedimento. Questa mattina però lo sfratto è stato eseguito. Non sono mancati momenti di tensione ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. A rimanere senza casa una famiglia di origine straniera, marito, moglie e 3 figli. In comune di Belgioioso si sarebbe offerto di trovare una soluzione. Le immagini che avete visto sono tratte da Twitter. Fra il Ticino e l'Expo, questo nome di un progetto che ha permesso di arrivare al momento dell'esposizione universale con restauri di importanti monumenti sul nostro territorio e creazione di itinerari turistici. Ebbene, il progetto è stato portato a termine e in bilancio è stato discusso questo pomeriggio a Pavia. Un bilancio che oserei dire positivo, più che positivo, soprattutto sia dal punto di vista, diciamo, regionale. Noi abbiamo investito circa 3 milioni di euro su questo progetto, su questo PIA, su questa progettualità che va a valorizzare e permetterà ulteriormente di far conoscere un territorio di Regione Lombardia come Pavia e la sua provincia.
ulteriormente soddisfatto come rappresentante territoriale di questo magnifico territorio in cui si dà ancora di più una volta la possibilità di far conoscere quanto Pavia e la provincia di Pavia possono esprimere con il proprio territorio, soprattutto in occasione di Expo, che è un momento particolare. La provincia ha fatto capofila di questo progetto che ci porta da Vigevano a Chignolo Po, quindi a due estremi opposti della provincia, attraverso un sistema ciclabile assolutamente di primo ordine, su cui i turisti o chi viaggia può incontrare i nostri monumenti, i castelli, e può incontrare soprattutto anche i prodotti del territorio, no, gastronomici. Quindi offriamo questo turismo slow per le famiglie, un turismo che quindi permette di valorizzare il nostro paesaggio, i nostri fiumi, e nello stesso tempo gustare i prodotti enogastronomici in tutta tranquillità. Fa parte ovviamente di questa progettualità per Expo, grazie ai fondi europei, Regione Lombardia, e è un grande lavoro fatto dagli enti locali di questa provincia. Certo, la provincia in quanto istituzione ha fatto sintesi, ci ha messo anche del suo. Aveva visto un'automobile parcheggiata male, aveva deciso di farsi giustizia da solo ringandone la fiancata. Un vigevanese di 39 anni non aveva però calcolato che trovandosi nel parcheggio di un centro commerciale sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ed è stato proprio dalla visione dei filmati che i carabinieri di Gambolò sono riusciti a risalire a lui. Infatti si era verificato a giugno nel parcheggio del centro commerciale Ducale di Vigevano. Un cittadino gambolese si era ritrovato la sua auto, una Nissan Navara, vistosamente danneggiata. Dopo la denuncia, i militari si è scoperto l'autore del gesto, che a quanto pare rimproverava all'altro automobilista di avere parzialmente occupato uno stallo per disabili con un parcheggio maldestro. Per lui è scattata però una denuncia per danneggiamento. Si sono svolti stamane a Fubine, in provincia di Alessandria, i funerali di Don Italo Spano, per tanti anni parroco del Don Orione a Voghera. Era stato il fondatore del centro sportivo di Strada Granella e il suo impegno era sempre rivolto ai giovani. Aveva 78 anni. Originario della provincia di Nuoro, era giunto con la famiglia a Fubine per poi entrare in seminario a Voghera nel 1948. Dopo i 15 anni come viceparroco e quindi parroco a San Pietro, questo nome della parrocchia di Voghera, più comunemente conosciuta come Don Orione, prestò servizio anche a Pavia nella seconda metà degli anni 90. Ultimamente era parroco di Fumo nell'Alessandrino. La cronaca di questa settimana ci ha raccontato di molte donne vittime di violenza. A Voghera c'è una meritoria associazione, Associazione Chiara, che se ne occupa e che ultimamente ha beneficiato di un'importante raccolta fondi. Una recente manifestazione per raccogliere fondi per l'associazione Chiara. Approfitto dell'occasione innanzitutto per ringraziare tutte le persone che con modalità di volontariato ci hanno aiutato in questa iniziativa del 6 luglio e in una prossima che sarà il 17 luglio, una cena. Tutto per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione dell'appartamento che il comune di Voghera ci ha donato in comodato d'uso gratuito, dove noi ospitiamo le donne e donne con minori che hanno bisogno della nostra assistenza. L'obiettivo ora è quello di arrivare ad avere una caldaia, perché ci manca la caldaia, e di rendere l'appartamento più sicuro e attrezzato possibile, in modo che le donne che escono dalla violenza di casa entrino in una casa tranquilla, serena. Perché le donne non parlano? Concretamente non parlano perché sanno benissimo che una volta che decidono di abbandonare il marito non hanno un posto dove andare, e noi glielo stiamo fornendo. Come sta andando la vostra attività sulla città di Voghera e sui comuni limitrofi? So che i casi sono in crescita. Rasentiamo gli 80 casi, direi che non sono pochi, aumentano, ahimè, è bene, perché la donna inizia a parlare, decide di parlare. Rimaniamo a Voghera con la cronaca. Stavano passeggiando per via Toscana quando alla vista di una pattuglia della polizia hanno assunto un atteggiamento sospetto. Gli agenti della volante hanno quindi deciso di fare inversione di marcia e seguirli, ma i due si sono dati alla fuga a piedi. Scappando hanno lasciato a terra degli involucri che poi si è scoperto contenere circa una decina di grammi fra hashish e cocaina. La droga è stata sequestrata mentre sono in corso le indagini per risalire all'identità dei due individui. Ha suonato con De André, Paolo Conte, Guccini e con altri grandi della musica italiana, una leggenda della batteria, Ella De Bandini, ospite al Festival delle Percussioni in corso a Montebello.
pieno di ragazzi, qui non so se hai visto in giro, sono musicisti che vengono da tutto il mondo, hanno organizzato questo festival in un modo molto onesto, molto umile, la risposta è stata eccellente. Anni, avrò 70 anni, il prossimo anno e mi ritengo ancora l'inizio. Io tutte le mattine mi sveglio con la stessa paura, con la stessa preoccupazione di essere all'altezza o no di una situazione, e credo che sia questo l'unico modo per poter andare avanti. Molta, molta pazienza, grandi sacrifici e soprattutto avere i piedi per terra. Un incidente si è verificato oggi alle 12.30 sulla tangenziale di Pavia, nel tratto fra San Martino Sicomario e l'uscita di Via Riviera. Un furgone si è scontrato contro un'auto. Il bilancio fortunatamente è di 2 feriti lievi, ma sono stati segnalati gravi problemi al traffico. La circolazione è rimasta bloccata sulla corsia diretta a Pavia Centro per diverso tempo, finché non si è riusciti a riprocedere alla rimozione dei veicoli incidentati. Il sindaco Carlo Barbieri e l'assessore alla sicurezza Giuseppe Carboni hanno incontrato un nuovo tenente della Guardia di Finanza di Voghera, Wenda Biondo, accompagnata da Vincenzo Tescione, che è il tenente uscente diretto a Palermo. Wenda Biondo, 24 anni, originaria di Aprilia, ha trascorso il suo primo giorno oggi a Voghera. Ha frequentato l'Università di Tor Vergata e quindi l'Accademia delle Università di Bergamo e di Roma. Seconda edizione questa mattina a Vigevano della corsa delle 5.30, una versione della scarpa d'oro non competitiva di 5 km che si corre appunto alle 5.30 di mattina. Vediamo le facce. Quanto sei stanco? Tanto. Tanto? Però tantissimo. Hai fatto la volata? Sì, sì, volatissimo. Com'è andata questa gara? Bene. Bene? Tutto sommato. Sì. Ho battuto mio padre. La gara com'è andata? Bene, come smesura. Bellissima, ci siamo andati benissimo, bravi. Verremo anche l'anno prossimo. Sì, sicuramente. Veramente bella e ci voleva di prima mattina. E ora che si fa? Si va a lavorare? Si va a lavorare adesso, sì. Prima però mangiamo la frutta. Esatto, stiamo puntando al ristoro. Dimmi, com'è andata? Com'è andata? Sei contenta? Com'è andata la gara? Tutto bene, bene, grazie. Tutto bene? Molto bene. Ma chi ha vinto, il cane o il padrone? Ha vinto la cagnolina, sì. Senti, come ci si sente a correre alle 5.30 del mattino? Bene, a parte un po' di moscerini, però bene. Cosa vuol dire svegliarsi alle 5.30 del mattino e andare a correre? Come l'anno scorso, sempre bella. Molto divertente, è stato un bel allenamento. E adesso okay. Si va a lavorare? Sì, assolutamente, anzi adesso andiamo a fare la doccia e è finita. Buona giornata. No time to rest. Domani sera, sabato, concerto a Olevano di Lomellina, molto atteso dei ricchi e poveri. In attesa della grande serata di domani, però, la cantante Angela oggi ha fatto la turista a Vigevano, l'abbiamo intercettata. Ragazzi, che meraviglia! Ti da bude sonse, upsi da bude nieba, upsi da bude mama, upsi da budu ya. Che bello! Allora, oggi sei qua a Vigevano e fai la turista. Hai visto che corsa che ho fatto? Sì, sì. Che sì, bello, sì. Spazioso, ti voglio ricorrere. Ciao! Vi ho visti, eh? Avete visto anche a me correre. Allora, chi è quella pazza che corre nella piazza? Io qua ci venivo da bambino a correre. E infatti, vedi che l'istinto. A scuola, all'intervallo, si portavano qua a correre. Io vedi, forse me l'avevi detto prima. No, non e questi ciottoli li ho misurati tutti, inciampando. Beh, inciampando, cadendo per tutti terra. I bambini di Vigevano. A me è andata bene che non sono caduta. hanno fatto questa tassa. Vabbè, a te però è andata bene. Allora, oggi sei qua a Vigevano a fare la turista. Sì, bellissima. Quanto mi è piaciuta.
troppo bella, sono stata bene, anzi ti dirò una cosa, quando avrò 2 giorni liberi, vengo qua. Ti aspettiamo. Ho mangiato una pizza che neanche a Napoli la mangio così buona. Vedi? Buona, fatta un po' farina, kamut, mista, buona. Domani sera invece diamo l'appuntamento. Ah sì? Anche tu vai a vedere Ricchi e Poveri? Anch'io? Sì. Anch'io! Però tu sei dall'altra parte. Sì. Allora, quello che vogliono sapere tutti, i vostri successi li fate tutti, da primo all'ultimo, vero? Dalla prima cosa bella all'ultima cosa bella, tutti e due. Allora, diciamo, diamo l'appuntamento, Olevano di Lomellina, mi raccomando. Olevano tutti. Di Lomellina, mi raccomando, venite numerosi, perché a noi fa tanto piacere quando vediamo che andiamo in un posto che viene tanta gente, vuol dire che ci vuole tanto bene, no? E se non venite vuol dire che non ci volete bene, e a noi dispiace. Vi aspettiamo, facciamo Sarà perché ti amo, la mamma Maria, e facciamo Come vorrei, che è un lento che piace molto, poi che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa, ora mi prendo ancora più per pazza, no, nella vabbè. Piazza corro e canto, vabbè, riconosceranno la voce, me ne vado. E andiamo a Mede adesso con le immagini della Notte Bianca. Stai a Lensi Bell, la sera stata sfera, unia mesa ciacciarà, però che calcal fa, soli o malincombenza, a quena fai moschè, e i ronza, finca svena na pluca. Ad morda, me si fissa, mio Bangi scalvel al zampiro, la lumlina della nostra terra, nei riserve in fos, le lichinasse e per sarnados. Dentro al castello, sveglia il no perché il tuo portadre si presenta da me a San Giovanni Fè e non bro San Garbini più te dalla trevi in dubbia dalla trevi da tre con due sarve lì dal castello. C'è la pubblicità adesso, poi torniamo con le previsioni del tempo per il fine settimana.